Buongiorno, sono le 7:30 del mattino e mi sono svegliata da un quarto d'ora, 20 minuti, sto per andare a lavoro. Oggi vi faccio vedere come mi trucco ogni giorno, per andare a lavoro, quindi un trucco leggero, soft, però diciamo che va a enfatizzare un po' anche il mio colore d'occhi. Ho messo la mia dorata lacca, no, perdonatemi, mi sono appena svegliata. Lo shampoo a secco, perché ho lavato i capelli l'altro ieri, però ovviamente ieri ho fatto la mia corsa sul tapis roulant e ho sudato parecchio, quindi ho i capelli zozzi. Sto utilizzando nell'ultimo periodo questo contorno occhi della Caudalie, che è il Premier Crew. Purtroppo il contorno occhi di Neve Cosmetics ho dovuto buttare perché, siccome praticamente non so se vi ricordate dalla recensione che avevo fatto, quando premevo ne usciva troppo, allora io per non sprecarlo lo buttavo dentro. In realtà non fate una cosa simile perché poi puzza, perché va male, e quindi ho iniziato a puzzare di marcio. Lo metto anche qui perché qui è dove mi sto scendendo un po' la rughetta del pensatore. Adesso applico la CC cream della So Bioetic. Come potete notare, mi sono sbiancata totalmente. L'estate è finita, quindi era una cosa che ci dovevamo aspettare. E lo applico con questo pennello molto molto fitto di cui vi parlai circa 2 anni fa. È un pennello che ho comprato su eBay in un set ed è formidabile. Come potete vedere, non ne applico molta, anche perché devo ringraziare al cielo alla mia crema per l'acne di Bionique, quella Acnetta Zelike, perché fa i miracoli. Adesso applico il mio amatissimo correttore di Nabla, che come potete vedere è quasi terminato, 2.0, e lo stendo con lo Sky Corrector di Neve, che amo follemente. Devo ammettere che non ho lavato i denti perché io faccio colazione così. Qui dentro c'ho lo yogurt, quello per andare in bagno, al mirtillo. Poi ho la crusca, i fiocchi di crusca, le bacche di goji, che mi piacciono parecchio, quindi questa è la mia collezione, diciamo, del momento. Dopodiché fisso il tutto e come al solito uso la cipria di Bionique Actin, questa qui che è quasi finita. La vado a fissare nella zona T con il piumino perché è meglio, diciamo, è fantastica con il piumino in questa zona qui. Oggi lavoro al centro di Napoli. Sono contenta perché era da molto tempo che non lavoravo proprio al centro di Napoli. Voglio andare da Sephora nella pausa pranzo, perché voglio andare a comprare il fondotinta di Estée Lauder Double Wear. Oggi mi spenno. In realtà è un periodo in cui sto mettendo dei soldi da parte, però voglio provarlo perché ho qualche sposa già prenotata per l'anno prossimo e voglio provare una cosa nuova. Quindi come blush applico Flame Tree, che è questo blush di neve di una collezione limitata, ma penso che non lo trovate ancora. Grazie ancora. Ne metto un pochino in più perché poi a fine serata non ho più, ho tolto giusto qualche sopracciglia perché erano indecenti. Allora, sulla palpebra vado ad applicare Dusty Cushion, che è questo bellissimo ombretto di Wycon. Già, sembrano tutti video sponsor per Wycon, ma Wycon non mi manda nulla. Credo che ne andrò a comprare un altro perché già sto in astinenza. È veramente spettacolare perché è in mousse, ma è un colore molto particolare che sui miei occhi è favoloso. Ho fatto un guaio. Applico sempre questi ombretti in crema perché sono veramente molto semplici da sfumare, facili, veloci, quindi diciamo per un trucco di tutti i giorni oppure per un trucco un po' di quando si va di fretta, sono ottimi.
Vedete già così l'occhio. Pim, pim, pim. Poi che faccio? Da questa palettina di NARS che io adoro, era una palettina limitata, utilizzo tantissimo questo colore qui. È un colore caldo di marrone e anche se è brillantinato, in realtà sull'occhio non è molto brillantinato, anzi quasi per niente. Lo applico nella piega. Come al solito, quando si va di fretta, io sto controllando, voi non me ne accorgete, ma io controllo l'orario, devo fare ancora colazione, lavare i denti, pettinarmi, quindi è un casino, però volevo fare mi preparo con voi a prima mattina. E Sono che tieni i capelli bianchi. certo, tengo lo shampoo a Carino. secco. Poi prendo un poco poco di marrone più scuro. E lo applico nella piega sempre. E vado a dare un pizzico di luminosità con questo qui. Con questa zona qui. Adesso con la mia matita nera di Urban Decay che amo, questa qui, vado a praticamente bordo l'occhio. Vedete? Per dare proprio definizione, devo applicare un bel po' di mascara. Ultimamente sto provando questo qui di Makeup Forever, che è un sample, che ha lo scovolo così, come quello che io utilizzo di Biomica. Ok, io di solito le sopracciglia le lascio molto molto naturali, però sto testando questo mascara per sopracciglia di NARS, che è il Brow Gel Kinshasa, che però in realtà io non so se lo fanno più uguale, perché lo comprai in saldi da Sephora, quindi giusto per avere un po' di definizione, utilizzerò un rossetto che praticamente già mi avete visto utilizzare in mille video, forse no, in mille video, però su Instagram lo utilizzo sempre, e l'ho usato nell'ultimo video se non sbaglio, che è quello lì di Nabla, il Balkis, perché è un colore neutro, dura tantissimo, mi trovo benissimo per tutti i giorni, morbido inizialmente sulle labbra, poi dopo ovviamente si secca perché sono rossetti matte, però mi piace tantissimo in quanto è tenuta, quindi ultimamente sto in fissa con questo rossetto. Allora, visto che io sono bianca, cioè sono diventata praticamente bianca, però non mi va di essere così bianca. Anche perché le persone per strada sono ancora un po' abbronzate rispetto a me, vado a utilizzare un po' per scaldare il viso questa terra di Bourjour, che è quella al cacao, e faccio un po' come vi ho spiegato in qualche video, vado a fare un po' il contorno dell'ovale, lasciando libero il centro del viso perché deve sempre rimanere luminoso e chiaro. Adesso mi spazzolo, questa è la cosa che non vi ho fatto vedere l'altra volta. Vedete che il prodotto sta spolverando. Infatti l'ideale sarebbe vestirsi dopo, però allargo le gambe. Allora, vado ad applicare Balkis. Ho le labbra, cioè quando io trucco le labbra acquisisco proprio un altro aspetto. Niente ragazze, io vi abbandono perché sono le 8 e 7 minuti e a questo momento già devo stare in macchina, e vi mando un bacione, spero che il video vi sia stato d'aiuto, comunque che vi sia piaciuto il trucco così, e ci vediamo al prossimo video. Fatemi sapere che cosa ne pensate, e sono contenta che questi video vi piacciono perché sono quelli che riesco a fare con più frequenza, perché comunque lo devo fare, cioè comunque mi devo truccare per uscire, quindi niente, un bacione, alla prossima, ciao!